Buonasera a tutte e tutti, e benvenuti e benvenute alla presentazione di Dissenso Informato, un libro che esce oggi in libreria per la casa editrice Castelvecchi e che io, che sono Niccolò Bertuzzi, così mi introduco, ho curato insieme a Elisa Lello, qui accanto a me, e di cui appunto oggi abbiamo il piacere di discutere con Vittorio Agnoletto, che ne ha scritto la prefazione, e con due degli autori di capitoli. Si tratta infatti di un libro collettivo, di un volume collettaneo, di un'opera che ci ha impegnato per diversi mesi durante, diciamo, il 2022. E i due autori sono Sara Gandini e Edoardo Missoli. Io mi limito a fare un po' così, insomma, gli onori di casa. Intanto, ringrazio chi è presente in sala qui a Cam Garibaldi, ringrazio Cam Garibaldi per lo spazio concessoci, ringrazio Sottosopra per l'organizzazione della serata e anche un saluto anche a chi è collegato online. Perché abbiamo deciso di fare questo libro? Perché si chiama Dissenso Informato. L'idea di questo libro è nata fondamentalmente in seguito a una frase di Mario Monti, in particolare, del novembre del 2021, in cui l'ex presidente del Consiglio, senatore a vita Monti, reclamava in diretta televisiva sulla 7 un minor dibattito democratico rispetto al tema della pandemia e diceva che in tempo di guerra, ai tempi non si affacciava ancora realmente, diciamo, sul dibattito pubblico il conflitto russo-ucraino, sarebbe stato necessario un regime informativo più diretto a livello governativo. Questa frase, diciamo, ci ha abbastanza colpito, noi ci stavamo un po' già occupando del dibattito, del mancato dibattito attorno alla pandemia. Insieme all'editore Castelvecchi, appunto, abbiamo deciso di cercare di fare questo libro per fare il contrario di quello che diceva sostanzialmente in quella frase Mario Monti. E quindi fondamentalmente per cercare di aprire un dibattito plurale, alternativo rispetto, diciamo, alla versione mainstream, che è stata a nostro avviso piuttosto, come dire, monotematica, monocolore. E quello che cerchiamo di fare in questo libro, appunto, che metto anche a disposizione della Camera, è quello appunto, di aprire un dibattito che direi, io definirei plurale e transdisciplinare. Secondo me le cose centrali di questo libro sono fondamentalmente che non c'è un'unica controvisione o visione alternativa, visione integrativa rispetto a quello che è stata la narrazione, diciamo, mainstream rispetto alla pandemia e alla sua gestione, ma ci sono diverse visioni, alcune anche magari non in contrasto, ma che si integrano una con l'altra. Il fatto di aver avuto appunto l'onore della prefazione di Vittorio Agnoletto, che poi introdurrò, ma che è, come dire, sufficientemente noto e che ha posizioni, diciamo, sicuramente, ad esempio, così, insomma, non sempre magari identiche a quella, ad esempio, di Sara Gandini, diciamo, dei presenti questa sera. Quindi, da una parte direi la polifonia, dall'altra la transdisciplinarietà, nel senso che in questo libro quello che si trova sono contributi di economisti, sociologi, filosofi della scienza, antropologi e antropologhi, insomma, tutto declinato anche al femminile. Direi che queste sono le due caratteristiche principali. Io non mi attardo più di tanto, poi lascio ad Elisa, diciamo, tratteggiare i tratti salienti del libro. Dico solo una cosa molto, molto rapida, e cioè che noi, lo fa molto bene nel suo capitolo Sara Gandini, magari lo riprenderà anche nel suo intervento, parliamo nel libro non tanto di pandemia, ma di sindemia. Quello che ha caratterizzato, secondo noi, diciamo, la congiuntura Covid è il fatto che la congiuntura Covid non può essere vista come un evento sconnesso da quello che c'era prima, da quello che c'è stato durante, da quello che ci sarà dopo, e che quindi intanto è fortemente collegato al modo di vita, al modo di produzione occidentale, sostanzialmente. E l'anomalia è il fatto che ci siamo ritrovati ad avere
in Occidente una situazione che agli altri angoli del mondo è quotidianità da diversi centinaia di anni e che è dovuta fondamentalmente in buona parte al modello di vita occidentale, al capitalismo come modo di produzione come modo di consumo. Questo chiaramente ha portato sicuramente a una diffusione massiva di questo virus, probabilmente anche alla sua origine, anche se questo sicuramente è ancora fonte di dibattito, ed è in linea con alcuni libri anche di anni ben precedenti al Covid, come Spillover di David Quammen o il libro di Robert Wallace sulla diffusione delle grandi influenze legate agli allevamenti intensivi. Quindi insomma, fondamentalmente vedere la pandemia come qualcosa di totalmente inaspettato, che caratterizzava un'emergenza che cadeva dall'alto come una disgrazia totalmente avulsa da quello che c'era prima, da quello che siamo come società occidentale, secondo noi è il primo passo verso l'errore. Detto questo, lasciando poi ad Elisa la parola, giusto appunto due parole su chi prenderà parola dopo Elisa. Elisa intanto è una ricercatrice all'Università di Urbino in sociologia che si è occupata di vari temi, fra cui anche le precedenti diciamo congiunture vaccinali fondamentalmente in Italia, studiando anche il caso della legge Lorenzin nel 2017 e delle proteste ad essa legate. Poi interverrà Vittorio Agnoletto, il quale appunto non ha bisogno di troppe presentazioni, ma comunque in breve è un medico, insegna globalizzazione e politiche della salute all'Università di Milano, è responsabile scientifico dell'osservatorio coronavirus attivato da Medicina Democratica, è autore e co-conduttore della trasmissione 37.2 di Radio Popolare e coordinatore italiano della campagna europea Nessun Profitto sulla Pandemia per la moratoria dei brevetti sui vaccini anti-Covid. È anche stato, penso ce lo ricordiamo tutti, uno dei portavoce del Genoa Social Forum nel 2001. Dopo di lui lasciamo la parola a Sara Gandini, epidemiologa, biostatistica, che insegna statistica medica all'Università di Milano e che è una delle più esperte e competenti epidemiologhe che si è fondamentalmente espressa in questi due anni rispetto al Covid. E infine Edoardo Missoni, medico, docente di salute globale, sviluppo e management delle organizzazioni internazionali in varie università italiane e straniere. Io mi taccio, lascio la parola ad Elisa e grazie ancora. E direi che facciamo un primo giro di interventi, poi raccogliamo magari qualche domanda dal pubblico in sala e da quello collegato e poi eventualmente insomma facciamo un altro giro di contenuti. Allora, innanzitutto grazie molte anche da parte mia, sia a chi è venuto, sia a chi ci ha dato una mano a organizzare, in particolare all'associazione Sottosopra. Questo lavoro è partito da una constatazione anche dolorosa, che è quella del dibattito mancato. Cioè l'idea che la pandemia abbia certo non creato, certo non stravolto, non modificato radicalmente, però portato a legittimare e quindi anche ad accelerare uno stile di governo essenzialmente tecnocratico, in cui le decisioni sono state prese da pochi, da esperti, e in cui si è inaugurata, si è andati ancora con più decisione rispetto a prima, verso una modalità democratica che sembra poter fare a meno del dibattito. Il paradigma della crisi, ovviamente, della crisi, del dover rispondere all'emergenza, ha fatto sì che il fatto di potersi prendere del tempo per ascoltare le voci dissonanti, per ascoltare i diversi punti di vista, anche le diverse competenze che potevano intervenire sul governo della pandemia, sia stato percepito come un orpello sacrificabile, tutto sommato, qualcosa che non ci possiamo permettere.
Quello che ci dicono invece i diversi testi che abbiamo raccolto nel volume, ognuno appunto, come diceva Niccolò, dal suo punto di vista, ognuno con il suo sguardo e le sue competenze anche disciplinari, è che forse proprio la mancanza, forse proprio l'aver sacrificato il dibattito è qualcosa che ci ha arrecato ancora più danni. In che modo? Innanzitutto perché non c'è stato un vero e proprio dibattito, e forse sarebbe ora di aprirlo, su qual è stata l'efficacia delle misure e delle politiche che sono state adottate. Su qual è stata l'efficacia e su quali sono stati anche gli effetti collaterali di una gestione che ha privilegiato un approccio esclusivamente epidemiologico e, oltre a essere esclusivamente epidemiologico, escludendo tutta un'altra serie di punti di vista, di competenze, esclusivamente basato su lockdown, chiusure delle scuole prima, arma vaccinale dopo, trascurando appunto tutta un'altra serie di altre risposte, di altre possibilità che ci potevano essere. Quindi una delle prime cose che fa il volume è proprio questa: interrogarsi sull'efficacia anche in chiave comparativa. Ora forse è arrivato il momento di aprire un dibattito, di parlarne. Cosa ha funzionato, cosa è andato storto? Come ne siamo usciti? Ma la chiusura del dibattito ha arrecato forse ancora più danni, anche perché è come se certi temi fossero diventati tabù. Temi di cui non si può parlare. Temi di cui è rischioso parlare, perché se ne parli rischi anche tu personalmente, professionalmente, di perdere credibilità. C'è stato un articolo, un'intervista che mi ha fatto molto pensare a Peter Doshi, che è senior editor del British Medical Journal, dove diceva una cosa scontata, elementare, però, come dire, una delle tante cose che sapevamo, che davamo quasi per scontate e che però, arrivata la pandemia, ci siamo scordati. Lui diceva: l'assenza di dibattito, l'assenza di una pressione da parte della società civile, da parte dei movimenti, delle associazioni, anche sugli istituti di regolazione, anche sulle aziende produttrici dei vaccini, ha fatto sì che le stesse aziende, gli stessi istituti non si sono sentiti costretti a comunicare, rendere pubblici, rendere trasparenti dati fondamentali che riguardano per esempio proprio la sicurezza e l'efficacia dei vaccini. È una cosa elementare, lo sappiamo benissimo, nel momento in cui non c'è partecipazione, non c'è dibattito, non c'è critica, non ci sono gli occhi puntati, è ovvio che l'elite, il governo, le corporations, eccetera, sono molto meno invogliate, come dire, a essere responsabili e trasparenti. Eppure è come se ce lo fossimo dimenticato. E questo già ci fa capire come l'assenza di un dibattito, come dire, non è stata poco dolorosa, non è stata priva di conseguenze materiali in termini di vite, in termini di efficacia, in termini di conseguenze, appunto, quelle conseguenze iatrogene di cui parla Stefano Boni, riferendosi ovviamente alla categoria di Ivan Illich, chiedendosi quali sono state le conseguenze non volute di questo tipo di gestione. La stessa cosa fa Sara Gandini, occupandosi per esempio delle malattie non curate, occupandosi delle conseguenze a tutto raggio, per esempio su alcune categorie che hanno pagato un prezzo più alto: i bambini, gli adolescenti, i giovani, ma gli stessi anziani. Infine, l'assenza di dibattito ha creato problemi e ci dimostra quanto invece è vitale il dibattito anche per quanto riguarda la democrazia, la legittimazione e la solidità, la credibilità delle istituzioni sociali, sanitarie, politiche. La democrazia non ha paura del conflitto. La democrazia vive di conflitto, però vive di conflitto a condizione che le diverse posizioni in campo
le diverse posizioni che confliggono appunto, possano accedere, possano agire i luoghi della partecipazione, i luoghi della rappresentanza. In questo frangente, invece, anche in questo caso non è esattamente una novità, cioè i prodromi è ovvio che c'erano già, anche in riferimento a tanti altri movimenti, esperienze di partecipazione politica che negli anni hanno vissuto situazioni di stigmatizzazione, no? Però è evidente come in questo frangente le diverse critiche che sono state poste al governo della pandemia, critiche di diverso tipo, critiche eterogenee, indipendentemente dal loro contenuto, indipendentemente da anche da chi poneva queste critiche, sono state trattate con fastidio, sono state tendenzialmente estromesse dal dibattito. Spesso sono state anche stigmatizzate attraverso l'associazione all'estrema destra, al fascismo, al complottismo, all'ignoranza, all'egoismo, all'antiscienza. Questo ha significato però che componenti rilevanti della popolazione siano state in qualche modo estromesse dal dibattito pubblico, non abbiano trovato la propria voce, le proprie posizioni rappresentate, non sono state ascoltate ma immediatamente stigmatizzate, immediatamente criminalizzate. Questo ha aperto dei solchi nel tessuto sociale, delle divisioni. Questo ha creato anche presso queste componenti, ripeto, forse minoritarie, sicuramente minoritarie, ma non una sparuta minoranza, minoranze frastagliate ma rilevanti. Ha creato, esacerbato direi, sentimenti di estraniazione, sentimenti di sfiducia, un sentimento di non riuscire più a riconoscersi nelle istituzioni, nei media, nei mezzi di informazione mainstream, e questo ha portato molte persone a cercare altrove informazioni, in tutto quell'ambito, in tutto quell'universo dell'informazione alternativa, che poi viene appunto considerata tout court come complottista. E questo ha portato a una radicalizzazione, no? A una radicalizzazione perché è come se queste componenti non riuscissero più a parlare, perché si basano su fonti differenti, perché sviluppano linguaggi differenti, perché nel momento in cui viene a mancare quello che Habermas chiamava la sfera pubblica, il contesto del confronto, del dialogo, della verifica, le posizioni si radicalizzano e fanno fatica a trovare invece una sintesi, a trovare uno spazio di composizione. Infine, detto questo, e poi finisco, il volume ha tre obiettivi principali. Ha una prima parte in cui affronta il tema dell'informazione e della comunicazione. Come è avvenuta la comunicazione della scienza, la comunicazione della pandemia. E anche quali distorsioni ci sono state. La famosa epidemia di fake news, no? A cosa è dovuta? È dovuta solo a attori, siti che propagano notizie false, oppure c'è bisogno di una prospettiva un po' più ampia, un po' più complessa, che mette in relazione il funzionamento del sistema dei media, la politica, l'informazione, la comunicazione della scienza, la presenza degli scienziati e degli esperti? Questo è un primo tema che viene appunto affrontato. Una seconda sezione affronta invece il tema della lettura, dell'analisi, delle politiche, degli effetti delle politiche di governo della pandemia e dei loro effetti collaterali, e quella della lettura politica delle politiche appunto di gestione della pandemia. Politiche che sono state ammantate da idee, come dire, progressiste, no? Di solidarietà, di difesa del bene comune, eccetera, e che però, a ben guardare, rivelano invece degli aspetti di continuità con meccanismi di ristrutturazione del capitalismo e del neoliberismo. Questo per darvi anche un po' un'anticipazione. Infine,
un'ultima sezione guarda la pandemia come momento di disvelamento, come momento in cui nodi irrisolti che c'erano già prima, problemi che conoscevamo già da tempo e che però agivano un po' sotto traccia, sono venuti alla luce e non è stato più possibile non vederli, sono esplosi. Da questo punto di vista, quello che abbiamo cercato di fare, appunto cercando le persone giuste che potessero raccontarci in profondità questi aspetti, è quello di andare un po' ad aprire quei tabù, cioè quei temi di cui non si può parlare, no? La pandemia, appunto, anche attraverso la criminalizzazione del dissenso, il dire no, chi mette in discussione il discorso, la narrazione mainstream è un pericoloso complottista, e allora dobbiamo accettare tutto quello che ci viene detto? In realtà, guardando con attenzione anche all'interno delle forme di partecipazione, delle esperienze di partecipazione e di protesta che ci sono state intorno alla pandemia, vediamo che ci sono dei punti fondamentali che avrebbero bisogno di una tematizzazione seria e che riguardano, per esempio, le politiche sanitarie e le loro conseguenze, che riguardano, per esempio, la scienza come viene utilizzata come strumento retorico per legittimare scelte tecnocratiche, e la scienza anche però come ambito in cui sempre più forte si fa l'azione pervasiva delle lobby. E quindi gli intrecci tra medicina, scienza, economia, politica, lobbismo, questi sono aspetti che vanno invece... Dobbiamo rompere questi tabù, dobbiamo sottrarre, come dire, questi temi a chi ne fa narrazioni magari davvero complottiste, magari davvero escludenti, magari davvero con delle radicalità o con delle estremizzazioni infondate e poco attendibili. Abbiamo bisogno di uno sguardo serio, di uno sguardo argomentato, aperto però, che non ha paura di affrontare appunto questi temi e rompere questi tabù. Ed è quello che abbiamo cercato di fare nella sezione finale del testo, attraverso diversi contributi che riguardano proprio le istituzioni di regolazione, l'OMS, di cui vi parlerà dopo Edoardo Missoni, la medicina, la stessa medicina, con un bel contributo di Ivan Cavicchi, dove si insiste sulla necessità, messa in luce, cioè evidente già prima, ma messa in luce in maniera dirompente dalla pandemia, di pensare a una riforma della medicina che non sia solo riforma della sanità, ma che parta proprio dai suoi aspetti paradigmatici. Detto questo, penso di aver già preso abbastanza tempo, quindi mi fermo qui e lasciamo la parola a Vittorio Agnoletto, che ancora ringraziamo di cuore per averci fatto il grande onore di scriverci la prefazione del libro. Mi sa che non funziona il microfono. Allora, prova. No, non funziona. Facciamo senza. Buonasera a tutti e tutti. È un libro da leggere. Non è un libro semplice. Non è un libro per tifoserie. È un libro che cerca di ragionare. Come tutti coloro che l'hanno scritto hanno cercato di fare, perché come è stato detto molto bene nell'introduzione da Nicolò, ci sono anche punti di vista diversi. Io nella prefazione lo dico, non condivido tutto quello che tutti i colleghi hanno scritto, ma quello che rivendichiamo è il diritto e lo spazio per il dibattito, che è quello che è stato compresso in questi 2 anni, che è compresso ancora oggi. Io comincio con un passaggio molto semplice che forse qualcuno di voi si ricorda. No, non in televisione, non in prima serata, professore. Era
la sera del 26 novembre del 2021. Il professor Andrea Crisanti interveniva alla trasmissione 8:30 e gli era stato chiesto che cosa pensava delle vaccinazioni sui bambini. E il professor Crisanti stava dicendo che in quel momento, con i dati che erano usciti fino a quel momento, forse era opportuno prendersi ancora del tempo, cercare di aspettare di avere dei dati più complessi, eccetera. E a quel punto interviene Beppe Severgnini, che era invitato al dibattito. Con quale espressione? E poi prosegue dicendo: ci sono i convegni e i congressi per dire certe cose. Se voi le ripetete in prima serata, la gente si spaventa e non capisce più niente, mi creda. Momento di panico. Allora, a un certo punto, la conduttrice chiede all'altro ospite, che per fortuna era Rosy Bindi, dice: lei che cosa ne pensa? Beh, e dice: beh, credo che quello che abbiamo ascoltato vada bene così. Ma in questa botta e risposta tra Severgnini e Crisanti c'è, a mio parere, una gran parte del senso di questo libro. E cioè, qual è l'intreccio che ci mostra questa sindemia tra potere politico, tra scienza e informazione? Perché in sostanza, qual è il messaggio che viene lanciato quella sera? Trattiamo i nostri telespettatori come dei bambini. È inutile che poniamo dei dubbi, delle domande, cerchiamo di ragionare. Dobbiamo dispensare verità. Punto e basta. Guardate però che i bambini, quando magari poi scoprono che non tutto quello che gli è stato detto è vero, poi perdono fiducia nell'adulto. La popolazione perde fiducia poi nel governo, nelle istituzioni. Il governo è una parte politica, nelle istituzioni. E il passaggio seguente è quello che è stato ricordato, che è quando Mario Monti, intervenendo in una trasmissione, tra l'altro per una questione di disguido tecnico non ero presente, cioè io ero in quella trasmissione, dovevano farmi il collegamento da casa, i tecnici hanno impiegato troppo a fare il collegamento, sono entrato che Monti usciva, perché sarebbe stato divertente essere presente e potergli rispondere in diretta, no? Che cosa ha detto Mario Monti? È una guerra, ma non abbiamo minimamente usato in nessun paese una politica di comunicazione adatta alla guerra. Nella comunicazione di guerra significa che c'è un dosaggio nell'informazione. In una situazione di guerra si accettano delle limitazioni alle libertà. E quando la conduttrice gli chiede: ma chi deve stabilire queste limitazioni di libertà? La risposta è: il governo ispirato dalle autorità sanitarie. Non ci siamo. Non ci siamo. Allora, pongo alcuni punti di domanda. Qual è il rapporto tra la politica, la scienza e i media che dovrebbe esserci? Cominciamo dalla scienza. Chi parla è un medico, ha diverse pubblicazioni scientifiche, insegna all'università. Io so, come sanno tutti quelli che lavorano nella scienza, con la scienza, che la scienza può arrivare a dire 1, 2, 3 sono cose certe, documentate, sperimentate, verificate, scientificamente a prova di bomba. 4, 5, 6 ci stiamo lavorando, abbiamo delle ipotesi, ci sono ancora punti di domanda. 7, 8 e 9 non sappiamo rispondervi. Sapremo rispondervi tra un mese, tra un anno, tra 2 anni, non sapremo mai rispondervi. La scienza è arrivata fino a qua. La scienza non può dirvi sempre sì o no, deve poter dire non lo sappiamo o non lo sappiamo ancora o stiamo facendo ricerca. E la scienza arriva fino a qui e poi tocca ai decisori politici assumersi diritti e doveri, oneri ed encomi e prendere le decisioni basandosi sulle evidenze scientifiche che ci sono fino a quel momento e poi dopo per assumendosi delle responsabilità, perché le evidenze scientifiche non ti risolvono tutto.
E quindi devi dire esplicitamente: come politico mi assumo la responsabilità di prendere questa decisione, tale decisione può essere poi criticata, giusta, sbagliata, verificata, messa in minoranza e via dicendo. Ma non puoi chiedere alla scienza, cioè agli scienziati, di sostituirti e di dirti loro quello che devono dire. Il ritornello, come dice il CTS, l'ha detto il CTS, seguiamo le indicazioni del CTS, non sta in piedi, perché su tante cose il CTS non poteva dare un'indicazione precisa, perché le evidenze scientifiche su alcuni passaggi non c'erano ancora, non ci saranno, non ci sono. E quindi noi abbiamo assistito a due fenomeni molto negativi. Primo, la politica che non si assume il proprio ruolo e che usa e strumentalizza la scienza per coprire le proprie decisioni. E dall'altra parte, spiace dirlo perché alcuni li conosco molto bene, perché io per un periodo ero uno dei responsabili di tutto il percorso di formazione sull'AIDS nella metà degli anni 90 dell'Istituto Superiore di Sanità, quindi alcune figure li conosco bene, ma mi dispiace. Il CTS a un certo punto si è trasformato in un organo politico che doveva non ratificare quello che diceva la politica, anticipare quello che la politica aveva, gli aveva detto che voleva sentirsi dire, in modo tale da poi coprire la politica. E questa però, da un punto di vista scientifico, significa depotenziare e squalificare la scienza rispetto al proprio, ai percorsi di ricerca. A tutto questo che cosa aggiungiamo? I media mainstream, che rinunciando al proprio ruolo, che doveva essere certo da una parte quello di diffondere le conoscenze scientifiche documentate, approvate e via dicendo, ma dall'altra anche quello di porre delle domande, di stimolare la scienza, di stimolare la politica, hanno rinunciato totalmente e hanno poi censurato una serie di voci critiche. Io nella prefazione sintetizzo dicendo: Galileo Galilei è stato cancellato. Il dubbio da motore della ricerca scientifica diventa eresia da silenziare. E il potere politico si presenta come qualcosa di super partes. Non c'è un motivo per cui hai fatto una scelta o l'altra. Andava fatto così per certo la scienza. Ci sono alcuni altri passaggi che io vi propongo come riflessione. Come si fa informazione e come usa l'informazione il potere politico? Siamo nel novembre del 2020, c'è l'annuncio che arrivano i vaccini, io coordino la campagna per far arrivare i vaccini in tutto il mondo, no profit on pandemic, sono per la moratoria sui brevetti e quindi è evidente come la penso sui vaccini, cioè i vaccini sono uno strumento nella storia della lotta per la salute assolutamente utile, poi si va a discutere del singolo vaccino. C'è il potere politico che annuncia l'arrivo imminente dei vaccini, e i vaccini come vengono presentati? Vengono presentati come qualcosa che ti ripara dal rischio di infezione. Novembre 2020, e che permetterà di arrivare all'immunità di gregge. Ma allora si sapeva benissimo che non era così, si sapeva già. La sera dopo, il 21 novembre, io faccio una diretta con decine di migliaia di persone su Facebook e dico: i dati di efficacia dei vaccini, quelli presentati all'EMA e l'FDA, derivano da trial fatte dalle aziende produttrici, ma si riferiscono, quel 90-92% di efficacia, alla capacità dei vaccini di bloccare il passaggio dall'infezione alla malattia conclamata. Non alla capacità di bloccare la trasmissione del virus, perché nel momento in cui EMA analizza il materiale non c'è documentazione, trial scientifico, che sia andata a indagare quanto, se e quanto quei vaccini bloccano la trasmissione. La comunicazione istituzionale dice un'altra cosa e si porta dietro delle conseguenze non da ridere.
Perché quando 15 giorni dopo un medico e un'infermiera vaccinati si infettano, è evidente che hai aperto la strada ai Novax. Ecco, vedete, ci avete parlato dei vaccini, si sono vaccinati, si sono infettati. E a quel punto la rincorsa a dire no, momento, però i vaccini proteggono dall'evoluzione, poi in certe percentuali vi dicendo proteggono molto meno nella trasmissione del virus, bisognava dire non sappiamo se trasmettono, in quel momento non si avevano percentuali. Beh, è un recupero che non ottiene risultato, perché tu hai comunicato che i vaccini ti proteggono dall'infezione e poi le persone si sono infettate. E mi spiegate come fai a dire vaccinatevi che vi protegge dall'infezione e poi contemporaneamente dire usate la mascherina? E uno ti dice, scusa, se mi hai detto che se mi vaccino mi proteggo dall'infezione, perché poi devo mantenere le distanze e devo utilizzare la mascherina, cosa invece è necessaria da utilizzare, la mascherina e mantenere le distanze? È una comunicazione assolutamente sbagliata che ha creato tanti, tantissimi danni. Ma se possono... fare altre riflessioni. Se tu paragoni la pandemia o sindemia, che sarebbe più corretto dire, nel libro infatti si usa il termine sindemia, la paragoni alla guerra, ne discendono tante cose. Ne discende quello che ha detto Monti, e tra l'altro quello che ha detto Monti è quello che nei media si sta realizzando adesso sulla vicenda dell'Ucraina, chiusa la parentesi. Ma ne discendono tante altre cose, che nella guerra esiste la disciplina, il soldato deve obbedire, se tutti siamo trasformati in soldati, il soldato non può porre delle domande, non può porre dei quesiti, non può chiedere che gli ordini siano spiegati, perché altrimenti viene accusato di accordo col nemico e rischia. E se vuoi ottenere ancora di più questa scena di guerra, tu devi esaltare e moltiplicare la potenza di un nemico in nome del quale nel tuo gruppo devi chiedere la disciplina e il silenzio. Per cui chi era contrario alla vaccinazione, che poi a me questa storia Novax non vuol dire nulla, dentro ci sono atteggiamenti totalmente diversi, ci sono quelli che rifiutano qualunque vaccinazione, quelli che vogliono discutere su queste vaccinazioni, quelli che vogliono discutere su queste vaccinazioni mRNA, quelli che vogliono discutere sulle vaccinazioni per tutte le età, quindi una situazione molto diversa. Anziché andare a discutere e dal mio punto di vista a disarticolare quella realtà e a rispondere ad alcuni dei quesiti, il potere che cosa fa? Costruisce una sorta di contropotere, lo ingigantisce, lo esalta in modo tale da chiedere con maggior forza il silenzio e l'impossibilità di porre discussioni. E allora poi c'è la rappresentazione anche folcloristica delle posizioni Novax in televisione, ma nient'altro. Sottoscritto che, voglio dire, non credo che sia mettere in discussione il curriculum, non credo che sia da mettere in discussione il lavoro fatto durante la pandemia, nelle trasmissioni televisive poteva andare saltuariamente per parlare due minuti in altre trasmissioni, ma talk show impossibile, perché come facevano? Non mi possono certo definire Novax, voglio far arrivare i vaccini assolutamente in tutto il mondo, però pongo dei problemi, chiedo di ragionare. Chiedo che ci sia una sorveglianza seria, attiva e passiva sugli effetti collaterali, che gli effetti collaterali siano spiegati. Dico che è stata una, ma l'ho detta allora, quasi unica voce nel mondo scientifico, ho detto che è stata una castronata micidiale gli open day su AstraZeneca, perché la vaccinazione è comunque un atto sanitario che richiede un rapporto col singola persona, che richiede la raccolta dell'anamnesi, non è una festa paesana dove tutti vanno. Oltretutto rivolta a una fetta di popolazione che non doveva utilizzare quel vaccino. Ma queste cose così non le potevi dire se non ti potevano accusare di essere Novax, quindi con tutti gli epiteti, perché quello non lo potevano fare, visto che lo spazio per andare in televisione l'avevamo chiesto per sorreggere la campagna No Profit on Pandemic, quindi per i vaccini da tutte le parti. E questo però è una riduzione molto forte della democrazia, ma anche della possibilità di stimolare e di sviluppare il mondo scientifico. E faccio un'altra osservazione, quando devo finire, che non c'è nel libro perché il risultato è arrivato dopo, però c'è un accenno nel libro e quindi vi sto dando un'anteprima, lo posso fare perché ho già consegnato lo statino col voto per quello studente, quindi non succede più niente, formalmente si è laureato, lo studente ha fatto una bella tesi con me
su un problemino piccolino piccolino: i conflitti di interesse delle società scientifiche in Italia. Sono quelle società che stanno dentro un elenco ufficiale alle quali è riconosciuto il diritto di fare le linee guida, che poi vengono utilizzate dai ministeri e mandate a tutti i medici e via dicendo. Io in prefazione pongo il problema del conflitto di interesse in generale. Banalmente, quando noi pubblichiamo qualcosa, dobbiamo scrivere sulle riviste scientifiche se abbiamo dei conflitti di interesse. Mi spiegate perché quando qualche collega va in televisione nessun giornalista gli chiede: mi scusi, lei parla dei vaccini, ha qualche conflitto di interesse? Ha qualche ruolo con qualcuna delle aziende che producono questi vaccini o producono questi farmaci? Con i tempi che corrono, chiedere a qualche direttore generale del ministero se ha dei conflitti di interesse, dopo che abbiamo saputo oggi va a dirigere una struttura privata, è una cosa. No, però questo andava fatto. Beh, in questa tesi abbiamo scoperto che il 70% delle società scientifiche che fanno le linee guida hanno dei conflitti di interesse, cioè ricevono sostegno, qualche forma, sotto forme diverse, sostegno da parte di aziende che producono farmaci o vaccini o diagnostici su quali loro si producono. Il 40% di questo 70%, oltretutto, a nostro parere, non pubblicizza come dovrebbe il fatto che ha questo tipo di sponsorizzazione. Per avere una volta detto che forse la società di pediatria, che dava per certo che bisognava vaccinare tutti i bambini, aveva qualche conflitto di interesse, la collega, data in escandescente, non potendo dire se è un Novax, ha detto: parli come un Novax. E purtroppo chi coordinava il dibattito non ha avuto il coraggio di andare avanti in questo confronto, ha detto: vabbè, andiamo avanti, chiudiamo la polemica. Non è polemica, è problema di serietà, di correttezza. E questo problema, 2 minuti ancora, va bene? Si pone anche oggi, perché vedete come faccio a lezione, no? Faccio la lezione, però quando entro in aula dico agli studenti: cosa è successo questa settimana? Avete sentito i telegiornali? No, avete visto i social? Cioè, partiamo sempre da qualcosa che sta accadendo. È lì che riscopri l'attualità della lezione, è lì che riscopri l'attualità di questo libro. Non mi hanno pagato, ma è un dato di fatto. Di cosa stiamo parlando adesso? In questi giorni, qualche pagina ricomincia a comparire. Di Omicron 5, B5. E l'ultimo che cos'è? L'Omicron AB2.75, che è una sottovariante di Omicron 2, con 50 casi, 47 ieri in India, se non sbaglio, altri casi in giro di tutte le... Allora, il problema è che ci sono tantissime persone infettate, ci sono... c'è un numero di persone che sta evolvendo, che arriva decesso e via dicendo. Tutti ci domandiamo cosa accadrà in autunno. Non funziona mica così, loro se lo possono chiedere e fanno bene a chiederselo. Io ed Edoardo già dobbiamo anche fare qualcos'altro oltre a chiedercelo. Il potere non deve mica chiederselo. Il potere, dopo che se l'è chiesto, deve attivare delle risposte. Non è che stai fermo a vedere che cosa accadrà in autunno e poi in autunno grandi titoloni arrivano. Come dicono le linee guida di prevenzione per il personale sanitario, nel dubbio, quando cura una persona, devi ipotizzare che abbia un'infezione e quindi devi prendere le misure di precauzione universale. Tu, governante, siccome non sai che cosa accadrà, devi prepararti a gestire il peggio. E allora, cosa devi fare? Devi potenziare le aule, aumentare le aule delle scuole, devi aumentare la reazione, devi potenziare i mezzi pubblici di trasporto, devi aumentare o rimettere in pista, perché non ci sono quasi più i servizi di medicina del lavoro per andare a vedere che cosa avviene sui luoghi di lavoro, tra parentesi, non solo per il Covid ma gli incidenti e via dicendo. Devi realizzare tutta una serie di interventi sociali, perché una pandemia non si vince in ospedale si possono evitare dei decessi, la pandemia si vince sul territorio, si vince con la medicina territoriale e si vince con una concezione olistica della salute, e si torna a Nemesi Medica e si torna a Ivan Illich, dove la tutela della salute non è affidata solo alla sanità, è affidata a un intreccio di interventi sociali. Questo devono chiedersi: cosa fare per quello che accadrà in autunno?
rispetto al Covid, ma rispetto a tutte le conseguenze che il Covid si porta dietro, c'è liste d'attesa di 6 mesi, un anno e via dicendo. E questo non avviene. E chi solleva questi problemi? Messo da una parte. Pensate che mi è capitato che era previsto un dibattito tra me e il presidente di Farmindustria sulla questione vaccini brevetti, un giornalista aveva già fatto il pezzo, il blocco, come dicono loro, i 20 minuti che doveva andare in televisione, è saltato 24 ore prima di andare in televisione, salvo che 2 settimane dopo il presidente di Farmindustria è andato in televisione senza contraddittorio nella stessa trasmissione. Non va bene. Quindi è un libro benvenuto che serve non per aumentare le polemiche, per discutere e sommessamente per quello che noi, voi anche i curatori, gli autori possono contare, non è che contiamo molto, no, però sommessamente per richiamare il potere politico al suo ruolo e per richiamare il mondo scientifico al suo ruolo, per riprendere quel dibattito che poi è il sale della nostra convivenza civile. Ecco, io mi fermo qui, ma dico un'ultima cosa, perché vedete, poi tante cose vengono anche nascoste. Così nessuno di voi va via convinto che sono un Novax. Facciamo la campagna contro i brevetti. Si muove la società civile di tutto il mondo. Si muovono i premi Nobel, si muove Francesco. Il nostro governo non si muove perché insieme alla Germania e alla Francia sostiene la posizione della Commissione Europea di sostegno a Big Pharma, a Pfizer e Moderna. E però parla di fare donazioni, no? E lì gli ha risposto Don Ciotti, carità e buone azioni non possono mai sostituire i diritti. Bene, in mezzo a tutto questo noi veniamo a scoprire, il sottoscritto insieme a un collega che insegna alla Sorbona, Lorenzo Cassi, e che insegna economia e non medicina, veniamo a scoprire che l'Italia, non un altro paese, l'Italia, non contenta di 20 anni di brevetti, ha prorogato per 5 anni un brevetto che riguarda Pfizer e Moderna e per 3 anni qualcosa un brevetto che riguarda AstraZeneca. Zitti, zitti, senza dirlo a nessuno. E quando noi l'abbiamo scoperto il Ministero ha tentato di smentire, quando gli abbiamo dimostrato che avevamo ragione ha tentato di dire che lo fa tutta Europa, quando gli abbiamo dimostrato che non lo fa tutta Europa non so cos'è successo. Nei media non è passata. Non è una scemenza. Vuol dire aggiungere a 20 anni di brevetto altri 5 anni di brevetto. Ecco un esempio piccolo dentro un discorso molto più ampio per dire che appunto abbiamo bisogno di dibattito, abbiamo bisogno di questo libro e abbiamo bisogno di un po' più di coraggio da parte di una parte significativa del mondo scientifico. E grazie ai curatori. Sì, grazie mille a Vittorio Mioletto per un intervento veramente denso di contenuti. Non ho capito se siamo adesso in diretta a Facebook, abbiamo avuto qualche problema, qualora lo fossimo ci scusiamo con chi ci sta seguendo, comunque metteremo le registrazioni degli interventi nei prossimi giorni, mi scuso anche con Vittorio. Problemi tecnici, succede, la diretta fa questi scherzi qua. Io inviterei intanto subito Sara Gandini sul qui di fianco a noi, mentre Sara arriva ci tengo a precisare una cosa che ha accennato Vittorio Noletto ma che per noi è fondamentale, e cioè che questo libro, che è un libro sulla pandemia, ovviamente sul dibattito mancato rispetto alla pandemia, adesso di pandemia si sta tornando a parlare in queste settimane, in questi giorni, appunto per le nuove varianti cui faceva accenno Vittorio Noletto, poi effettivamente negli ultimi mesi se ne è parlato molto meno. Dopodiché per noi questo libro è comunque molto importante perché appunto le stesse dinamiche di esclusione del dibattito, di monotematicità, si stanno riproducendo pari pari con il conflitto fra Russia e Ucraina, e quindi al di là, come dire, della,
dei temi specifici sulla pandemia, per noi è importante la questione democratica e informativa in sé, e la questione legata appunto all'intreccio fra tecnocrazia e mondo dell'informazione, che appunto è valida al netto del tema. Si è vista molto forte con la pandemia, ma si sta riproducendo anche su altri argomenti. Prego, Sara. Grazie per avermi invitata, e sono molto felice di essere qua, perché ci tengo molto a questo libro. In effetti è un libro che, almeno da parte mia, viene dopo un lungo lavoro. Sono in effetti 2 anni che lavoro sulla pandemia. Io sono epidemiologa e biostatistica, ma ho sempre lavorato in ambito oncologico, quindi è stata anche una sfida. E non era facile in effetti capire all'inizio che cosa stava accadendo, e quindi per tutti è stato difficile. Ecco, però siccome noi abbiamo parlato di conflitti, allora voglio subito aprire un conflitto qui subito con Silvia, perché lei mi dice, lei dice all'inizio, ha detto Elisa. Vabbè. Silvia. Con Elisa. Lei dice esclusivamente, il problema è stato esclusivamente epidemiologico. Io penso che non sia così. Anzi, credo che sia stato un problema di potere, come il potere, la politica di potere è entrata a decidere e ha usato, poi lo dicevi, ha usato la scienza, le parole degli scienziati. E quindi io penso che se ci fossero stati più epidemiologi che portavano evidenze scientifiche, la famosa evidence-based medicine, penso che non sarebbe successo, almeno in Italia, ecco, tutto quello che è successo. E almeno io avrei voluto vedere più epidemiologi parlare, esprimersi e prendere posizione. E ecco, non solo andare nel CTS per poi, come dire, chiudersi tra di loro. E penso anche però che sia vero una cosa che tu dici, nel senso che quello che è successo è stata una rappresentazione dell'epidemiologia difensiva, la chiamiamo epidemiologia difensiva, cioè che ha a che fare con la medicina difensiva, quando un medico, per tutelarsi da possibili denunce, fa tutti gli esami possibili e immaginabili pur di tutelarsi, senza pensare effettivamente quali saranno gli effetti di tutti questi esami sul paziente di turno, come se questi esami non avessero effetti collaterali, mentre noi sappiamo che anche fare migliaia tipi di esami, quindi quelli che chiamiamo, non so, falsi positivi, gli effetti sulla psiche del paziente, ci possono avere svariati effetti collaterali, e di questo bisogna pensare, e quindi pensare a lungo termine. Ecco, gli effetti delle misure che noi indichiamo. Si è adottato un approccio di epidemiologia difensiva in un'ottica di lotta per il rischio zero. E questo credo che sia stato un altro dei problemi. Io capisco che un politico debba, come dire, mettersi in posizione di immaginarsi lo scenario peggiore per attuare delle politiche che poi non mettono la popolazione in difficoltà. Ma noi quello che abbiamo visto in realtà sono i politici che adottano lo scenario peggiore per far adottare ai cittadini le misure di prevenzione peggiori in assoluto. Perché non è che abbiamo visto un governo e dei ministri che si sono, come dire, attivati per avere appunto delle scuole con più insegnanti, con più spazi, con più medicina territoriale, più medici, eccetera. Abbiamo visto invece dei politici che hanno chiesto a noi di stare in casa, chiusi in casa per mesi, di rinunciare alla scuola. Quindi l'approccio del rischio zero è stato una richiesta continua nei confronti dei cittadini, che sono stati gli unici considerati responsabili di quello che accadeva, senza mai un'assunzione di responsabilità. Noi veniamo da 30 anni di tagli alla sanità, e sicuramente questo ha avuto degli effetti. Non è che abbiamo visto adesso, invece, a distanza di quasi 3 anni, un cambiamento in questa cosa. Allora, però io voglio, scusate se entro nel merito di quello che è accaduto fin dall'inizio, perché io penso che sia importante entrare nel merito anche per il futuro, visto che poi non è ancora finita, e quindi credo che sia importante, come dire, ricordare alcuni punti cruciali di tutta la vicenda.
Io penso che la prima cosa che avremmo dovuto mettere al centro della discussione, proprio fin dai primi mesi, sono quando quindi sono uscite già, adesso non dico a marzo, aprile, ecco, ma quasi subito sono uscite le prime stime di rischio da parte di Ioannidis, che è un grandissimo epidemiologo con un curriculum stellare, che ha cominciato a pubblicare le stime di letalità. Quando ha parlato delle stime di letalità, quindi facendo uno studio enorme, andando a vedere in tutti i paesi qual era quindi il tasso di letalità sul contagio, quindi prendendo i dati sierologici, che erano gli unici che potevano dare una stima affidabile, visto che non è detto che ecco, allora soprattutto si facevano i tamponi solamente alle persone che avevano sintomi, quindi ovviamente le stime di case fatality rate, quindi la letalità sui tamponi non era affidabile. Quindi solo da quel dato lì avevamo una stima reale del rischio e lì abbiamo visto che in realtà il rischio era molto più basso di quello che ci si aspettava. Cioè la comunicazione che veniva data ai cittadini era di un rischio molto più elevato rispetto a quello che effettivamente veniva fuori dalle stime di dell'infection fatality rate sulla base del sierologico. A quel punto cosa è successo? È partita una campagna di odio nei confronti di Ioannidis internazionale, ma anche in Italia, impressionante. Io mi sono profondamente vergognata, soprattutto di come si è mossa la sinistra. E qui lo voglio dire, perché io sono di sinistra, scusate se mi accaloro, ma è stato scandaloso. Il Manifesto ha fatto una campagna nei confronti di Ioannidis per il fatto di aver pubblicato delle stime di rischio, dicendo che era una persona corrotta, che è scandaloso. E da lì è iniziata la campagna di odio nei confronti di chi portava senso critico nei confronti la pandemia. È successo anche a me e quindi lo dico, perché è stato veramente terribile quello che è successo. Ora voglio dire un'altra cosa. Allora, Ioannidis fortunatamente è un grandissimo epidemiologo e è andato oltre questa campagna veramente ridicola, ecco, era totalmente ridicola la campagna di odio che nei suoi confronti è andato avanti, ha continuato a pubblicare, ha fatto fior di pubblicazioni e quindi ha mostrato, ecco, questa variabilità di rischi enorme, come raramente si vede in epidemiologia, quindi con anziani che effettivamente corrono dei rischi elevati rispetto alla Covid-19 e i bambini, i minori, comunque i giovani sotto i 40 anni, rischi molto bassi. Ecco, io penso che noi avremmo dovuto far tesoro di queste informazioni qua, perché solo una campagna di public health che puntasse quindi sui rischi, quindi che facesse, quindi puntasse a cercare di ridurre la mortalità nei soggetti ad alto rischio e quindi quella che alcuni hanno chiamato prevenzione mirata, poteva effettivamente servire. E di nuovo di lì è partita un'altra campagna terribile nei confronti della Great Barrier Declaration. Anche lì epidemiologi, scienziati con un curriculum stellare che hanno proposto di fare una campagna di fare una politica di public health mirata ai soggetti ad alto rischio per capire effettivamente come proteggerli e sono stati attaccati in un modo brutale. Tra l'altro io ho scritto l'articolo con Miconi che ha firmato la Great Barrier Declaration. Io non l'ho fatto perché non è che mi fidassi tantissimo di chi c'era dietro, anch'io influenzata dalla campagna che è stata messa in piedi e ci tengo a dirlo perché io stessa sono stata attaccata duramente ma influenzata da questo clima che c'era. Era veramente difficile prendere posizione per gli scienziati e lo è tuttora. Portare senso critico è veramente molto difficile perché viene schiacciato automaticamente in uno degli schieramenti in gioco e quindi è stato veramente faticoso. Quindi io penso che invece solamente facendo questo lavoro qua scientifico, ma anche di comunicazione onesta di quello che sta accadendo e di come l'evoluzione, come la scienza evolve, si possa anche recuperare credibilità come scienziati. Voglio dire un'altra cosa, io per esempio abbiamo pubblicato un articolo andando a vedere l'efficacia del vaccino sui sanitari nel mio istituto
E noi abbiamo trovato un'efficacia nel ridurre il rischio di infezioni nel nostro studio. E io l'ho sostenuta. Io per prima ho sostenuto che forse anche vaccinare i sanitari poteva servire, perché nel nostro studio noi l'abbiamo trovato. Poi con la Omicron si è visto che non era così e come dire, e anche la scienza evolve. Si è visto che con un follow-up più lungo l'efficacia era molto meno rispetto a quello che speravamo. Io speravo che fosse efficace sull'infezione, ma ho dovuto ammettere che non era come abbiamo mostrato nel nostro stesso studio. E solo così, con onestà intellettuale, si va avanti, perché altrimenti noi continueremo a perdere credibilità come scienziati. Sarà sempre peggio. Allora, ci tengo a raccontare come è andata anche la vicenda delle scuole. Ci tengo molto perché è stata una vicenda importante, perché ha messo insieme anche in modo totalmente spontaneo e generoso persone che si sono fatte, come dire, sono sentite responsabili di quello che stava accadendo come scienziati, non a livello istituzionale, ma in modo, quindi così, ecco, nascendo addirittura dai social. Ci siamo trovati dai social, quindi senza nemmeno conoscerci, e ci siamo interrogati su quello che stava capitando, abbiamo visto quello che capitava negli altri paesi, abbiamo visto che i rischi nelle scuole erano estremamente bassi e abbiamo cominciato a raccontare questi studi che venivano dagli altri paesi. Siamo stati attaccatissimi, negazionisti, la scuola in Italia sono un'altra cosa, i rischi ucciderete gli insegnanti. E adesso io la butto un po' così, ma è stato veramente così, con attacchi ferocissimi. Quindi ci siamo messi insieme gli scienziati con formazioni diverse, matematici, medici, virologi. Anche questo lo dico perché io sono epidemiologa, io non potrei mai curare un paziente e non potrei guardare un vetrino, non potrei fare la virologa. La scienza non è una voce, sono tante voci, ognuna con una competenza diversa, e solo mettendosi insieme, guardando le cose nella loro complessità, possiamo trovare una strada. Perché la scienza in sé non ha appunto delle verità, ma anche una sola voce, ed è importante che si discuta. Quindi abbiamo fatto questo lavoro scientifico, mettendo insieme database diversi, quindi contattando di nuovo le scuole per avere ulteriori dati, l'abbiamo messo a disposizione della comunità scientifica e siamo stati attaccati in un modo mostruoso, in particolare io, tra l'altro con un livello di misoginia veramente notevole, tanto che la rivista scientifica, quando ha ricevuto una lettera da parte di alcuni scienziati, sono rimasti impressionati dall'attacco che ci hanno fatto. Quando abbiamo mandato l'articolo scientifico a The Lancet Regional Health, poi abbiamo ricevuto delle lettere, una in particolare di questi scienziati, era veramente impressionante quanto attacco nei nostri confronti, in particolare i miei, e la rivista addirittura, gli editori hanno detto: voi dovreste raccontare questa cosa, dovreste pubblicare un articolo scientifico su The Lancet raccontando la misoginia in Italia, a che cosa porta nell'ambiente accademico. Quindi questo articolo fortunatamente è stato pubblicato, nonostante ci hanno detto che abbiamo pagato per pubblicarlo, che non valeva niente la rivista, e su e giù, è stato tenuto in conto fortunatamente al CTS, ma è stato tenuto in conto anche perché noi abbiamo agito a livello giuridico. Ci siamo messi insieme ad avvocati, anche lì in modo totalmente spontaneo, associazioni di famiglie, e lo dico di nuovo, lo racconto spesso, le madri sono le prime che sono scese in piazza raccontando quello che stava capitando ai loro figli, ed è stato veramente pesantissimo quello che è capitato. Fortunatamente poi sono arrivate le pubblicazioni scientifiche, ma loro lo vedevano cosa capitava ai loro figli, e quindi sono scese in piazza ogni giorno a raccontarlo. Quindi insieme ci siamo messi insieme e abbiamo fatto ricorsi al TAR in Emilia Romagna, in Lombardia, in Campania. Tutti i ricorsi al TAR sono stati vinti per far riaprire le scuole, proprio perché mostravamo che le evidenze scientifiche riguardo alle chiusure delle scuole non mostravano che chiudere le scuole servisse, ma anche perché aveva un effetto collaterale pesante sui giovani. E abbiamo fatto anche il ricorso al Consiglio di Stato, anche quello l'abbiamo vinto. Dopo tutti questi ricorsi e le evidenze scientifiche, finalmente in Italia, che ha avuto il record europeo di chiusura delle scuole, le hanno riaperte. Voglio dirlo, noi abbiamo avuto il record europeo di chiusura delle scuole, ma anche in totale il famoso Stringency Index, questo indicatore di Oxford che mostra tutte le misure di prevenzione adottate, noi abbiamo veramente avuto un record mondiale, e questo non ha corrisposto a un ridotto tasso di rischio di infezioni e di mortalità, anzi,
paesi come la Svezia, quando noi andiamo a vedere ancora adesso l'excess mortality, quindi per tutte le cause rispetto al passato, che è l'unico indicatore che ci permette di fare dei confronti tra paesi, si mostra che la Svezia si è comportata in un modo rigoroso. Addirittura appunto sono stati fatti delle verifiche all'interno della Svezia per controllare se si sono comportati in modo corretto i loro epidemiologi, se le scelte erano corrette, cosa che da noi non hanno fatto, e hanno confermato che soprattutto rispetto alle scuole le misure che hanno attuato hanno permesso di limitare i danni delle misure di prevenzione. Ecco, finisco solo per dire una cosa a cui ci tengo molto, che è il concetto di sindemia. Io ne ho parlato fin dall'inizio e Horton l'ha detto a ottobre-novembre del 2020, quindi all'inizio della pandemia. Ha detto non siamo di fronte a una pandemia, ma a una sindemia, perché non è un virus che colpisce tutti in modo indifferenziato. La malattia dipende dalle malattie concomitanti non trasmissibili, quindi tutte le altre patologie, che sono radicate, che sono dipendenti dalle componenti socio-economiche. Quindi coloro delle classi sociali più disagiate hanno più malattie concomitanti non trasmissibili e quindi avranno anche una Covid-19 peggiore. E lui l'ha detto perché? Uno, per dire, solo una soluzione biomedica che punta quindi solo sul vaccino non può essere la soluzione. Lo ribadisco anch'io che sono vaccinata e sostengo l'utilità dei vaccini da tempo, ma anche lì va fatta contenendo la complessità, quindi a seconda delle situazioni e dei rischi, e quindi valutando in modo mirato quando effettivamente c'è bisogno di utilizzare il vaccino o quando altre misure. Ora, lui l'ha detto questo, ma ha anche detto: se noi adottiamo una politica che è solo di limitare i contagi, come è stato fatto fino in tutto il primo anno, quindi concentrandoci solo sulla riduzione dei contagi, in realtà avremo l'effetto opposto, avremo un circolo vizioso, perché le classi sociali più in difficoltà in realtà saranno quelle che perderanno il lavoro e che quindi poi si ammaleranno di più, e quindi solo avendo uno sguardo di lungo termine possiamo capire effettivamente che cosa fa bene alla cittadinanza, alla popolazione a livello di salute, e quindi non avere, come dire, delle misure che alla fine poi aumenteranno le varie altre patologie. Ecco, come si è visto per esempio per i tumori, io lavoro in ambito oncologico, gli screening oncologici sono stati tagliati per più di un anno, che è veramente una cosa, per non parlare degli effetti sulla perdita di apprendimento dei ragazzi, livello, la dimensione psicologica completamente dimenticata, come se la salute fosse solamente rischio di contagio. Allora, finisco perché direi che ho detto abbastanza, poi nel libro c'è molto altro. Allora io, ecco, concludo dicendo questo. In Italia noi abbiamo avuto, a mio parere, veramente un'impostazione, cioè quello che ha fatto problema è stata proprio la gestione della pandemia modello italiano, con un'impostazione autoritaria paternalista che è stata proprio caratterizzata dall'infantilizzazione della popolazione e quindi il controllo dei cittadini, che puntava tutto sulla paura, sullo scontro, sulla logica guerra, quindi del nemico e amico, quindi con la criminalizzazione del dissenso e del dubbio. E io penso che sia stata questa quindi la questione principale. Quindi se noi avessimo invece adottato delle misure che puntavano su quelle che erano veramente le evidenze scientifiche in quel momento, dicendo con onestà sappiamo questo e non possiamo andare oltre, le cose sarebbero andate sicuramente diversamente. Però è vero che noi veniamo da decenni di tagli e di finanziamento alla sanità e che non era, ecco, facile gestire all'inizio questa situazione. Adesso però siamo ancora da capo, emergenza sotto emergenza, sempre ragioniamo in logica emergenziale, quindi senza mai avere una visione a lungo termine, ma di nuovo sempre solo prendendo delle misure che in questo momento dovrebbero limitare i danni senza pensare agli effetti a lungo termine. Quindi ecco, io spero che questo libro ci aiuterà a ricominciare a pensare e a discutere, quindi fuori da schieramenti in cui ci hanno schiacciato fino a questo momento e dando cittadinanza al dissenso.
grazie mille anche a Sara Gandini. Siamo, come prevedibilissimo, abbondantemente fuori dai tempi che ci avevamo dati. Inviterei subito Edoardo Missoni a intervenire. Siamo fuori tempo perché, appunto, come diceva Sara Gandini, questo è, penso che sia, come accennavo, un valore aggiunto del libro, un libro, come tutti i libri, ma questo in particolare, da leggere, difficile da raccontare, diciamo, in una presentazione come quella che stiamo facendo questa sera, proprio perché i punti di vista sono pluridisciplinari e complessi, e quindi chiederei a Edoardo di stare in un tempo ragionevole per definire la complessità del suo intervento, così poi magari apriamo un po' di dibattito. Ci scusiamo nuovamente se siamo in diretta, cosa che non mi è chiarissima al momento, per i disguidi. Se qualcuno ha delle domande, appunto, può scriverle nei commenti sotto la diretta. Scusa, però non spaventiamo troppo le persone. È vero che è complesso perché è pluridisciplinare, eccetera, però ha comunque un taglio, cioè abbiamo cercato di dire le cose in modo accessibile, no? In modo non troppo tecnico, non troppo accademico. Questa è una cosa che non abbiamo detto, certo. Però è importante. Non è un libro accademico, è un libro che vuole parlare alla società e stimolare un dibattito. Concordo al 100%. Sì, è un libro divulgativo e allo stesso tempo solido negli elementi che utilizza per la presentazione. Ovviamente bisogna fare, alcuni dovranno fare qualche sforzo per entrare in dei linguaggi che sono necessariamente diversi, proprio perché affrontando la complessità dei temi che riguardano la sindemia, evidentemente c'è bisogno di riunire intorno al dibattito delle competenze molto diverse, delle scienze molto diverse. Quindi qui c'è scienza economica, c'è scienza medica, c'è scienza politica, c'è scienza sociale, c'è scienza antropologica, c'è scienza quantitativa. Necessariamente questo dibattito ha bisogno dell'incontro di queste scienze, anche di filosofia, di capacità di interpretare pensieri diversi e come questi pensieri possono incontrarsi e ragionare apertamente su addirittura delle diverse visioni del mondo. Credo che questo sia il grande merito di questo sforzo che abbiamo fatto, spesso senza conoscerci direttamente e facendolo proprio attraverso questa opera collettiva. Riagganciandomi un poco a quello che è stato detto prima di me, tanto da Vittorio Agnaletto come da Serena Gandini. I nomi questa sì, sera. Sara Gandini, scusami. Riagglacciandomi a quanto è stato detto, a me piace proprio in favore della divulgazione ripartire dal discorso, dalla definizione di salute. La salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale. Beh, nell'affrontare la pandemia credo che ci si è dimenticati tanto del mentale come del sociale, totalmente. È un'abitudine che da molto tempo ha anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che quella definizione peraltro ha coniato. E questo proprio l'incapacità di vedere la sindemia, l'incapacità di vedere la complessità del fenomeno che ci ha coinvolto, la complessità della società che in diverso modo e in diverse culture risponde in modo diverso a questa situazione, a questa emergenza. E siccome io mi occupo di temi globali e in particolare delle politiche dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, mi sembra interessante anche ricordare che qualche settimana fa l'OMS ha ricalcolato le vittime di questa pandemia, dicendo che sono almeno 3 volte i numeri fin qui resi ufficiali. No? Si parla ormai non di 5 milioni ma di 15 milioni di vittime come conseguenza della pandemia. Però l'OMS ha detto di vittime associate alla pandemia, mentre invece i titoli dei giornali, torniamo ai modi di comunicare, hanno detto di morti da Covid, che è tutta un'altra cosa, perché questi numeri 3 volte più grandi dei numeri dovuti a morti da Covid o con Covid, potremmo anche discutere a lungo su come vengono registrate le morti al momento della registrazione, della certificazione della morte, morto di infarto ma era un Covid positivo e divento morto da Covid, l'abbiamo vissute queste cose. La comunicazione immediatamente vuole rinforzare l'impatto di questa epidemia, di questa pandemia sul piano fisico.
Mentre invece il messaggio dell'OMS in quel caso è molto chiaro, è che la gestione della pandemia, il chiudere le scuole, il impedire ai pazienti oncologici di poter continuare con il loro screening o con le loro cure, al paziente infartuato di poter raggiungere il pronto soccorso, questi sono tutti morti associati alla pandemia, soprattutto alle responsabilità nella gestione di questa pandemia. Questo credo che sia un elemento molto importante. Lo dico così per collegarmi, anche se il capitolo che ho scritto con Nicola Matteucci tratta altri aspetti, in particolare quelli che vengono definiti della cattura del regolatore o della cattura del policy maker, del responsabile delle politiche. E abbiamo guardato in modo specifico a cosa è successo non solo nella pandemia, ma negli anni dei decenni precedenti all'Organizzazione Mondiale della Sanità. Senza temere di essere complottisti, da scienziati esaminiamo i fatti. Ora, analizzare per esempio il fatto che la OMS è finanziata in maniera significativa, intorno al 15% del suo budget, da un solo individuo, che è il signor Bill Gates, ma è la sua fondazione, quindi se vogliamo è Bill e sua moglie Melinda, poi adesso stanno con vicende di divorzio, quindi la cosa si complica, ma sono fatti personali. Di fatto c'è una fondazione che a sua volta è gestita solo da questi due individui, da questa famiglia, che è un finanziatore importantissimo, secondo solo agli Stati Uniti, in alcuni anni addirittura primo davanti agli Stati Uniti, nel finanziamento dell'organizzazione che viene definita nella sua Costituzione come l'autorità di direzione e coordinamento della sanità internazionale. Cioè chi coordina e dà la direzione della sanità, a cui tutti i governi, attraverso il valore della Costituzione dell'OMS, che è un trattato internazionale, quindi è lega, dicono gli inglesi, dicono binding, no? Lega, obbliga i firmatari a seguirne le indicazioni. Beh, questa organizzazione è catturata, che è un regolatore, un policy maker della politica internazionale, è catturata, e questo è solo un esempio, da un finanziatore. Non è un caso che la OMS, che questo finanziatore destina peraltro tutti i suoi fondi o in grande maggioranza dei suoi fondi a vaccini, a sviluppo di vaccini e comunque a biotecnologie. Perché quella è la visione di quel finanziatore, ma non può essere la visione dell'OMS, che allora è catturata e segue quell'indirizzo. Se poi vediamo che un secondo importante finanziatore privato, pubblico-privato, è l'Alleanza Globale per le vaccini e le immunizzazioni, che a sua volta è stata iniziata e altamente finanziata dallo stesso signor Gates, aumenta ulteriormente il potere di quella fondazione. Questo non è complottismo, questi sono dati finanziari dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quindi con Nicola noi siamo partiti dalla teoria economica appunto della cattura e quindi i vari meccanismi di cattura dei regolatori, quindi in termini generali, e poi l'abbiamo esaminata in modo particolare nei confronti dell'OMS. E c'è soltanto questo è un esempio, quello che ho fatto, il finanziamento. Poi ci sono evidentemente degli altri meccanismi che vedono l'OMS anche catturata dalle dinamiche geopolitiche. Su questo tema ho scritto tra l'altro con Nicoletta Denti, con un libro che citiamo peraltro anche nel nostro articolo, più volte la geopolitica della salute, nel caso specifico della pandemia. Tutti abbiamo seguito in televisione le relazioni del presidente Trump, allora la precedente amministrazione degli Stati Uniti, e l'OMS, fino al punto che gli Stati Uniti hanno prima minacciato e poi hanno reso effettiva la loro uscita dall'OMS, il che significava anche tagliare in maniera molto significativa i bilanci di quell'organizzazione, ponendo delle condizioni, contrastando il ruolo della Cina. Cioè ci sono molti elementi di condizionamento politico, finanziario e di altri meccanismi di questa organizzazione. Quando andiamo a vedere che molti dei funzionari delle organizzazioni internazionali e dell'Organizzazione Mondiale in modo particolare sono la conseguenza di quello che chiamiamo il meccanismo delle porte girevoli, ossia di personaggi che hanno lavorato in istituzioni in aperto conflitto di interesse
banche, non solo banche di sviluppo come la Banca Mondiale, ma banche come Goldman Sachs, Boston Consulting, cioè altre imprese che hanno interessi finanziari, economici nella salute e si trovano attraverso questi meccanismi di recruitment, di reclutamento di personale, attraverso queste porte girevoli, ad essere, a poter influenzare dall'interno le scelte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Allora dov'è l'indipendenza di questa organizzazione? Allora ci dobbiamo interrogare perché certe scelte, certi interventi dell'organizzazione. Per esempio, è curioso, no? Il fatto delle mascherine. L'OMS, sui quali peraltro non c'è ancora un consenso scientifico, molti ci basiamo nel promuovere l'uso della mascherina in certe specifiche condizioni di affollamento, in locali chiusi, dove il rischio è elevato, ci basiamo ancora sul concetto di plausibilità dell'efficacia di una barriera fisica di fronte alle goccioline di flug, così si chiamano tecnicamente le goccioline che spariamo nell'aria quando parliamo come in questo momento. No. L'OMS fino al 2019 raccomandava a livello comunitario come meccanismo, linee guida di preparazione alle emergenze influenzali, perché allora si pensava che la pandemia sarebbe stata influenzale e non da coronavirus, raccomandava l'uso in comunità delle mascherine, dicendo è plausibile, non dicendo abbiamo la certezza, perché la scienza non l'ha ancora dimostrato. Se andiamo a vedere la letteratura scientifica, è una di quelle situazioni, come ricordava Vittorio Agnoletto, no? Dove non sappiamo ancora con precisione, forse sì, forse no. Ci sono studi di laboratorio che dicono di sì, ci sono altri studi che dicono che potrebbero essere addirittura dannose e che potrebbero addirittura aumentare la gravità della patologia in persone che non sono ancora sintomatiche ma hanno già il virus e per cui potrebbero concentrare il virus a livello più profondo nell'albero respiratorio. Cioè ci sono delle ipotesi, ci sono degli studi, ma non c'è ancora un consenso scientifico. Ebbene, la scienza è questo, interrogarsi con curiosità, con voglia di conoscere meglio, di capire tutte le alternative sul tavolo e magari arrivare a dire ancora non riusciamo a capire, ma interroghiamoci con i diversi punti di vista. È quello che noi diciamo, il dissenso informato, abbiamo il diritto di dissentire in maniera informata, abbiamo il diritto di richiamare al dibattito. Torno all'OMS, mascherine sì per prevenire, diciamo come meccanismo di controllo delle pandemie, nel 2019, nel febbraio 2020 l'OMS dice giammai le mascherine a livello della comunità, soltanto gli operatori sanitari. Forse era un'opinione motivata dal fatto che ce n'erano poche di mascherine, ma non è stato detto in questi termini. Ci sono voluti 6 mesi perché l'OMS decidesse che le mascherine erano utili, con una direttiva del 6 giugno del 2020, dove è tornata all'opinione del 2019. E questo è anche comprensibile perché c'era questa incertezza. Però che cosa è successo? Ci possiamo interrogare? Perché la gestione multilaterale, cioè la gestione dove devono collaborare i diversi governi, no? Nell'interesse pubblico, nel bene comune globale, perché la gestione della pandemia da questo punto di vista, vaccini, medicinali, diagnostici, è stata affidata fondamentalmente a organizzazioni pubblico-private con la fortissima influenza ancora una volta del signor Gates, al Gavi, al CEPI, che è un'altra organizzazione pubblico-privata proprio per la gestione dell'innovazione tecnologica nelle emergenze, e l'OMS con funzione notarile. Ma chi gestisce Gavi? E Gavi è influenzata da Gates e da molti interessi corporativi, interessi del business che siedono in quei consigli di amministrazione. E casualmente questo meccanismo che si chiama ATC e che c'ha il più noto, la gamba più nota è il COVAX, che appunto doveva promuovere la distribuzione di vaccini in tutto il mondo basato sull'equità, secondo i criteri che anche Vittorio Agnoletto ha ricordato. Casualmente questo meccanismo si è concentrato solo sui vaccini. Dei farmaci si sono preoccupati quasi esclusivamente della distribuzione dell'ossigeno nelle terapie intensive. Nessuno si è preoccupato di vedere seriamente le esperienze e l'uso che si poteva fare di medicinali, per esempio generici, cioè disponibili sul mercato a basso costo, e vedere che efficacia potessero avere.
forse è aneddotica, forse non è sufficientemente basata su una scienza quantitativa perché non è stata resa possibile, ma ci sono grandi esperienze anche nel nostro paese di come pazienti sono stati curati da medici coraggiosi che hanno semplicemente risposto al loro giuramento di Ippocrate di dedicarsi al paziente, di prendere in carico il paziente, curarlo, andarci con le misure di precauzionali ovviamente necessarie. Ma non è possibile chiedere a un medico quando c'hai il malato di fronte, vediamo un po' che succede, vediamo se muori, vigile attesa. Oppure obbligare a seguire delle linee guida che vengono dall'OMS, non mi sto allontanando dal tema, vengono dall'OMS e vengono poi riprese dai governi nazionali di somministrare paracetamolo quando sono uno specialista in medicina tropicale, quindi in infettivologia se volete, quando sappiamo che il paracetamolo inibisce dei meccanismi propri naturali di difesa contro le infezioni. E invece possiamo, e abbiamo visto nella pratica di centinaia di medici in Italia e all'estero, l'efficacia di altri di medicinali antinfiammatori, perché il paracetamolo tra l'altro non è nemmeno un antinfiammatorio, è un analgesico e antipiretico. Mentre oggi sappiamo che, perché abbiamo studiato, perché abbiamo imparato, che c'è una fase virale, c'è una fase infiammatoria e c'è una fase che comporta dei problemi di coagulazione in questa malattia. E se siamo in grado di intervenire con farmaci antivirali e con farmaci antinfiammatori nelle fasi iniziali, noi non mandiamo la gente nelle terapie intensive, nemmeno le ospedalizziamo. Questa è l'esperienza aneddotica, sì, ma è importante registrarla, è importante inserirla nel dibattito, è importante poterla portare in prima serata, perché le cose vanno dette, il discorso va aperto, perché questa è la democrazia. Se invece diciamo no, questo non si può discutere, siamo nell'autoritarismo, siamo nella dittatura, dove c'è la connivenza tra la sanità, certa scienza, perché si autodefinisce la sola possibile scienza, e certa politica. Questi sono i temi che ci devono preoccupare al di là del Covid, perché si sta instaurando un nuovo sistema. Come descriveva bene negli anni 90 Naomi Klein, quando scrisse un bellissimo libro che si chiama The Shock Doctrine, la dottrina dello shock, i grandi poteri, poi definite voi quali volete che siano i grandi poteri, quando non creano la crisi, si approfittano delle crisi per imporre un cambiamento o un consolidamento di un sistema. Allora vedete questi interessi, questa cattura del regolatore, come va a influenzare a livello globale, poi viene ripresa a livello nazionale. Quando alcuni autori in diversi paesi del mondo hanno riconosciuto l'effetto antivirale di farmaci generici come l'idrossiclorochina piuttosto che l'ivermectina, l'OMS è immediatamente intervenuta, peraltro in maniera a gamba tesa, come si direbbe in linguaggio calcistico, in maniera inappropriata, a stoppare le iniziative di paesi come l'India. L'OMS è intervenuta col suo Chief Scientific Officer, cioè con il principale responsabile degli aspetti scientifici nell'organizzazione, contro il governo indiano per dire non parlate di ivermectina. Ora, il tema ivermectina è ancora in discussione, dobbiamo riconoscerlo scientificamente. Ci sono ampie meta-analisi, cioè studi sugli studi, se vogliamo, no? Che dimostrano che funziona, e ci sono altrettanti studi, forse meno per quel che ne so, che secondo me alcune volte marcati da conflitti di interesse, che dimostrano il contrario. E allora dobbiamo riconoscere che c'è una possibilità. Ma se abbiamo un farmaco che l'OMS ha distribuito in 3 miliardi e 200 milioni di dosi in Africa per fronteggiare l'oncocercosi, che è una malattia parassitaria di quel continente, non possiamo dire che è un farmaco pericoloso, dei cavalli o delle vacche, come è stato detto, perché nasce come farmaco veterinario. È un farmaco antiparassitario di cui sono noti l'efficacia antivirale, perlomeno in laboratorio, è lecito utilizzarlo. E invece viene immediatamente stoppato, cioè il funzionario dell'OMS che si occupa alla responsabilità della ricerca scientifica interviene sul governo, guardate questo dal punto di vista diplomatico è gravissimo, sul governo indiano
dicendo non potete, è una stupidaggine distribuire l'ivermettina. E su quali elementi, ecco la cattura del regolatore, basa questo funzionario dell'OMS il suo intervento? Sui documenti prodotti dalla Merck, cioè da una casa farmaceutica che quel farmaco ha prodotto negli ultimi 50 anni. E che ovviamente non ha nessun interesse a vedere distribuito come farmaco generico in miliardi o milioni o miliardi di dosi. E quella è la cattura del regolatore. C'è qualcosa che non funziona. Perché non tira fuori degli studi indipendenti e si rifà al documento della casa farmaceutica? C'è qualcosa che non va. Quindi porte giurevoli, finanziamenti, lobbismi sul politico. E certo che c'è un meccanismo che condiziona anche le indicazioni che poi vengono da questa autorità che dovrebbe essere di direzione e coordinamento dell'attività di sanità internazionale e a quale fanno riferimento moltissimi paesi. Quindi quando un paese si allontana, immediatamente ci sono degli altri meccanismi, anche di informazione, anche di comunicazione, che non permettono il dissenso. Per finire il nostro articolo con Nicola Matteucci, abbiamo anche ipotizzato un nuovo meccanismo che si sta presentando in maniera prepotente di cattura del regolatore e che è una iniziativa, torniamo ai complottismi, di Klaus Schwab. Chi è sto Klaus Schwab, vi direte voi? È un imprenditore, lui stesso si definisce imprenditore sociale, che negli anni 70-80 ha fondato una propria fondazione che però non ha chiamato Fondazione Klaus Schwab, l'ha chiamata Foro Economico Mondiale, World Economic Forum, dove ha cominciato ad invitare a Davos, è molto più conosciuto come Davos che come Foro Economico Mondiale, i leader principali del mondo, dai segretari generali delle Nazioni Unite, ai presidenti di stati, alle grandi rock star, naturalmente ai grandi filantropi come Gates. Ha creato un foro di discussione addirittura sul nuovo sistema mondiale che lui vorrebbe, e ci ha scritto pure un libro su questo, il Great Reset, questa nuova riformattazione del mondo. E come vorrebbe questo signore e quelli che evidentemente lo sostengono partecipando alle sue riunioni, vorrebbe riformattare il mondo? Attraverso multi-stakeholder capitalism, cioè ci vuole riproporre la vecchia salsa del capitalismo, un po' innovata, però attraverso la partecipazione di attori commerciali nel governo, non solo della salute, ma del mondo. Questa è la visione di questo signore, però tutti quelli che partecipano a queste riunioni in qualche maniera lo stanno sostenendo, gli danno questo spazio. Quindi nell'articolo noi concludiamo proprio vedendo in maniera preoccupata l'avvento di queste nuove teorie, perché il governo non può aspettare solo ai governi democraticamente o più o meno democraticamente eletti, ma deve includere nella direzione del mondo anche i grandi poteri economici, perché sono stakeholder, sono portatori di interessi. E capite che qui entriamo proprio nel vivo del conflitto di interesse fatto sistema. Allora, ringraziamo ancora i nostri ospiti, ringrazio chi è presente qui in sala, chi ci ha seguito anche online nonostante un po' di problemi. Faccio l'operazione di marketing necessaria mostrando nuovamente il libro, appunto, di Senso Informato. Ringrazio l'editore Castelvecchi, che è sempre una cosa corretta, in questo caso particolarmente giusta da fare, perché ha sostenuto fortemente l'idea di questo libro. E grazie mille, buona serata a tutti e tutte.